Buongiorno, sono Liborio Parrino e vi accompagno in questa ultima presentazione della maratona della Giornata Mondiale del Sonno, dedicandomi ad un aspetto dolce e certamente molto carezzevole, che è quello della letteratura, dell'arte e della musica, concentrata quest'anno sul cosiddetto sonno dei giusti, come ci mostra questa plastica rappresentazione di persone che hanno trovato il loro piccolo giaciglio in un grande prato indiano, foto tratta dal magnifico album di Ferdinando Scianna, Dormire, forse sognare, che vi raccomando assolutamente di andare a consultare. Abbiamo detto che dobbiamo parlare di giusti, e allora chi è più giusta di Fantina, una delle protagoniste più complete, più affascinanti, anche più emozionanti dei Miserabili di Victor Hugo, una donna che fa un sogno e che ricorda di avere non soltanto sognato una parte della sua vita in cui le speranze erano piene di ricchezza, la vita aveva un senso da vivere, aveva sognato l'amore, si era innamorata, anche se quest'uomo l'aveva ingannata mettendola incinta, e dimane lei diventa una ragazza madre di Cosette, una bambina che lei adora, che vorrebbe proteggere, ma che non ha i soldi per poter mantenere, quindi è costretta ad affidarla ad una coppia di lestofanti che usano la bambina per estorcere dei soldi a questa povera ragazza, che poi è costretta a prostituirsi, a vendere i capelli, addirittura a vendere i suoi denti. Quindi sogno che in un primo momento era un sogno pieno di gioia, di canzoni, di sapore, diventa poi un sonno che diventa un incubo, con le tigri che invadono la sua notte, la tempesta che entra nella sua voce, la voce che non è più dolce. E c'è soltanto vergogna, c'è soltanto la presenza di lacrime, c'è soltanto l'inferno. So different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life has killed the dream I dreamed. Un uomo sicuramente giusto, che tutti riconoscono tale, al di là degli aspetti di fede, e che nell'ambito dell'immaginario collettivo è veramente un personaggio che ha accettato di vivere un ruolo da comprimario all'interno di una storia che in realtà è stata quella che ha cambiato il destino dell'umanità, almeno negli ultimi 2000 anni, è quella di Giuseppe, che si ritrova con una futura moglie incinta, non per merito suo, e che era pronto ad accusarla e a ripudiarla in segreto, perché era appunto in una condizione di gravidanza imbarazzante. Ma lui viene bloccato da un sogno in cui gli appare l'angelo del Signore, che gli dice: Giuseppe, tu devi prendere in moglie Maria, non devi aver paura. Il bambino che è generato in lei ha un'origine divina, viene dallo Spirito Santo, darà alla luce un bambino che si chiamerà Gesù e salverà, sarà il salvatore del suo popolo da tutti i peccati. È curioso notare che nel Vangelo di Matteo, che è il primo dei Vangeli in sequenza, ci sono ben cinque sogni nei primi due capitoli, quindi sembra più un trattato freudiano di interpretazione dei sogni che non soltanto un libro di grande valore religioso. E quattro di questi sogni sono dedicati, sono vissuti da Giuseppe, quindi in qualche maniera è ispirato attraverso i sogni, è quasi guidato attraverso i sogni nelle sue scelte fondamentali, che poi lo vedranno tutto sommato scomparire, ma lui lascia la sua traccia nel solco di questo grande racconto.
pur prendendo l'Oscar come protagonista, come attore non protagonista, e l'altro sogno, il quinto sogno, è quello che viene vissuto dai re magi che non devono tornare da Erode per raccontare quello che hanno appena scoperto, cioè che il bambino è a Gerusalemme ed è protetto dai suoi genitori che però intanto hanno tagliato la corda perché era meglio scappare in Egitto per evitare di essere assassinato. Sempre in tema religioso e sempre in tema di un sincretismo fra due sponde monoteistiche che spesso vivono, secondo me, un esagerato e ingiusto conflitto, è quello che c'è fra il cristianesimo e l'islamismo, che però condividono almeno alcune radici. Abramo, per esempio, è descritto in entrambi, sia nel Corano sia nell'Antico Testamento, ma anche questa leggenda dei sette dormienti è infatti presente sia nella cultura, nella narrazione cristiana, sia in quella musulmana. Chi sono questi? Sono sette soldati cristiani che si rifugiano in una grotta sigillata nella città natale di Efeso. Nella caverna, protetti anche con la compagnia di un cane, che quindi vedete che rappresenta anche una sorta di un simbolo anche lì di fedeltà e di accostamento, a questa grande empatia, di questa grande simbiosi tra uomo e cane. I dormienti dormono più quasi 200 anni, perché nel periodo del dominio dell'imperatore d'Oriente Teodosio II, tra il 408 e il 450 d.C., la grotta viene riaperta e i soldati riscoprono la presenza di questi dormienti che si svegliano e raccontano il loro significato, il significato della loro esperienza, che in fondo era stata una scelta radicale, profonda, che era finalizzata a non accettare di condividere i sacrifici dei pagani. Quindi si erano allontanati, si erano rifugiati ed erano caduti in questo lungo sonno. Infatti si risvegliano, ricevono i doni di poter mangiare e gustare il cibo dopo 200 anni anche di isolamento. E finalmente possono ritornare al sonno, che poi è quello del sonno perpetuo, eterno. E una storia che promuove, che viene profondamente, che lascia profondamente impressionato e commosso l'imperatore per questa fedeltà alla dottrina cristiana, che vengono sepolti con tutti gli onori e le loro spoglie vengono riccamente custodite. Una versione della storia analoga viene raccontata in chiave islamica e si ritrova nella 18ª sura del Corano, che appunto si chiama la sura della caverna. Sempre in ambito religioso, sempre in ambito di uomini giusti, Buddha dormiente è sicuramente una convincente espressione, perché il sonno nel buddismo, soprattutto in quello tibetano, non è del tutto concepito come lo concepiamo in Occidente. Cioè, Buddha vuol dire colui che prende conoscenza, colui che si sveglia, quindi diventare come Buddha, almeno nella fase iniziale dell'iniziazione del proprio percorso spirituale di liberazione, di conoscenza, significa passare dal sonno, cioè dal torpore del sapere, alla piena rivelazione. E anche lo studio degli stati di coscienza, del sonno, dei sogni, sono studi che vengono esplorati in maniera naturale, proprio perché i vari stati della coscienza, della vigilanza, fanno parte anche di questo ciclo che va dalla nascita, alla morte, alla reincarnazione. Ma quando finalmente il percorso spirituale sta per arrivare alla sua completezza, allora e ci si sta avvicinando la morte, e ecco che allora di nuovo il sonno è il Dio che viene rappresentato come una figura prima sdraiata o addirittura dormiente, è in un certo senso il preludio di una vita che sta per unirsi al Nirvana, che sta per raggiungere il Nirvana. E Siddhartha Gautama appunto aveva 80 anni quando muore, circa 5 secoli prima dell'arrivo di Cristo,
E nelle rappresentazioni iconografiche della statua è sempre rappresentato con un'aria serena, tranquilla e pronto appunto, quindi rilassato, addirittura addormentato per avvicinarsi con dolcezza alla morte. Un altro uomo giusto, serio, affidabile, è Palinuro, che è l'innocente timoniere che è della nave di Enea, che sta appunto avvicinandosi alle coste italiche, e Palinuro sta guidando e sa che c'è il pericolo di addormentarsi, sta guidando la nave, ma sonno assume le sembianze di Forbante e accarezza con la sua voce, sua dente, l'udito di Palinuro dicendo: le acque portano la flotta, tranquillo, ci penso io, svolgerò io le tue mansioni. E Palinuro, che è un esperto navigatore che non vuole lasciarsi ingannare dall'ambiguità di questa distesa marina, da questa voce che viene dal mare, che in realtà è una sorta di nenia, di ninna nanna, dice: no, io conosco il volto del placido mare, la calma dei flutti, vuoi che mi affidi a questo mostro ingannevole? Dovrei consegnare il mio capo Enea, perché mai alle brezze fallaci e al cielo, facendomi ingannare da questo richiamo verso il sonno. Purtroppo, appunto, succede invece che lui viene avvinto dal sonno e fa una fine mortale. Ma cosa succede in realtà? Intanto Enea e la Sibilla, durante il loro viaggio nel Regno dei Morti, raggiungono il fiume Acheronte, fra le anime accalcate sulla riva, e trovano appunto Palinuro. Palinuro gli racconta quello che gli è successo, cioè è caduto, avvinto dal sonno, è caduto in acqua, non ha negato subito, anzi è riuscito per 3 giorni a vagare fra le onde fino ad aver raggiunto le coste, ma gli abitanti della zona che lo vedono arrivare sulla spiaggia, scambiandolo per un mostro terrifico dei flutti, anche perché era coperto di alghe e di piante, lo ammazzano senza pietà e lasciano il corpo insepolto. Quindi l'uomo, questo uomo giusto, pio, fedele al suo lavoro, alle sue mansioni, dice: Enea, perché non mi riporti con te e mi fai ritornare in vita? Sibilla dice: no, da questo è proibito, ma gli promette che presto verrà sepolto, Palinuro verrà sepolto dai suoi stessi uccisori, che spaventate dai misteriosi prodigi, dalle cose strane che si stanno verificando là dove gli avevano tolto la vita, e quel luogo appunto non solo verrà riconciliato con questo gesto mortale, ma addirittura il luogo prenderà il nome appunto di Capo Palinuro, come sappiamo, sulle bellissime coste del Mar Tirreno. Uomo giusto, sicuramente ingenuo, potente, fortissimo, Erculeo. Sansone viene anche lui in qualche maniera a trovarsi in un sonno del giusto, che però diventa anche l'anticamera della sua fine, perché la donna che lui ama, Dalila, che è alleata con i Filistei, che vogliono in qualche maniera trovare il punto di debolezza, il tallone d'Achille di questo grande combattente, chiedono a Dalila di farsi lei confidare in cosa consiste la potenza, la forza, la grande energia di Sansone. Lui, in un momento di debolezza amorosa, confida che la sua forza è nei capelli. Quindi lei, subito, quando lui è addormentato fra le sue braccia, nel suo grembo, avvisa i suoi amici di venirlo a trovare per tagliargli i capelli proprio nel sonno. Un altro sonno dolcissimo, interessante anche questo, un punto chiave nella storia del primo libro dei re dell'Antico Testamento, è quando Salomone si addormenta e gli appare in sogno il Signore e gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Quindi è una sorta di tentazione, perché quando il Signore si mette a disposizione degli uomini, in realtà poi vuole provare la loro fedeltà e il loro cuore. Salomone è molto furbo, è molto intelligente, si conquista subito
la benevolenza del suo Dio, perché dice: io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. E Dio è subito contento di questa frase, perché dice: non hai domandato per te di vivere a lungo, non hai domandato per te ricchezze, non hai domandato di poter uccidere i tuoi nemici, non hai domandato di avere tante donne per il tuo piacere sessuale, hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Quindi ancora una volta questo uomo dimostra il preludio di un uomo giusto che appunto sarà capace poi di diventare un grande re. Ma chi è più giusto di Gesù Cristo, che proprio ha dato la vita per poter affermare il suo desiderio di perdonare tutti e di concedere la libertà spirituale e mentale a tutti? E mentre appunto sta dormendo, sta facendo un pisolino su una barca, scoppia una tempesta, le onde cominciano ad alzarsi, l'acqua comincia a essere imbarcata dal piccolo vascello, quindi i suoi discepoli cominciano a urlare: affondiamo, moriamo, maestro. Lui si sveglia e sgrida il vento, e simbolicamente anche subito dopo anche sgrida i suoi compagni, dicendo: ma come, non vi fidate di me, non avete fede, perché avete paura? E loro restano stupiti di questa sua capacità, ancora una volta, di dominare i venti e le onde. Sempre in chiave religiosa, il grande romanzo di Maestro e Margherita ha in Ponzio Pilato un grande personaggio che ha un terribile mal di testa e che di fronte a Gesù chiede: ma cos'è la verità? È Gesù, che in realtà ha un occhio clinico molto acuto, gli dice: la verità è che tu c'hai un mal di testa feroce e addirittura pensi di suicidarti, tanto ti fa male la testa. E allora ti dico: guarda, tra poco questo mal di testa te la farò passare e tu dovrai fare una bella passeggiata rilassante intorno al palazzo. Questa guarigione turba Pilato, il quale poi chiama il discepolo, uno dei discepoli, Levi Matteo, gli racconta la storia e cerca poi alla sera un rifugio, perché è mortificato che Gesù è morto e che lui non è riuscito a cambiare il destino di quest'uomo. Ma poi finalmente si addormenta a mezzanotte col suo cane vicino, Panga, e fa un sogno in cui è di nuovo felice, perché questo sogno è condiviso anche con questo grande medico, anche se in realtà, come dice, ma confessa, sei un grande medico? Quando si rivolge a Gesù, ma Gesù gli risponde: no, procuratore, non sono un medico. Infine abbiamo il sogno di un uomo ridicolo, che è quello di Dostoevskij, la storia di un uomo che si vuole suicidare, che in realtà poi fa un grande sogno di riconciliazione con la vita e con questo grande viaggio in una terra parallela. Chi giusto non è il famoso Don Rodrigo, che invece si becca la peste. Quando torna a casa, prima di fare la notte di incubi e di insonnia, comincia a percepire che è gravemente malato. Così come Don Parson, che è uno dei protagonisti minori del romanzo di George Orwell, 1984, che nel sonno parla e sussurra: abbassa il grande fratello. La figlia lo sente, è una spia della psicopolizia e denuncia il padre per questo psicoreato che si rivolge e si verifica nel sonno. Quindi abbiamo uomini giusti, donne giuste, personaggi che giusti non sono, che attraverso la musica, l'arte, la letteratura ci hanno raccontato delle storie intriganti. E quindi è una lezione di sonno anche da uno dei personaggi forse più amati e a modo suo più giusti, più equilibrati nella fumettistica mondiale, che è il nostro amico Snoopy, che dice: ho pensato di dare lezioni di sonno. Grazie.